estiva, qui c'è una punizione di Caleri, palla in profondità di Vagnati e il secco destro di Ilari che dopo soli 6 minuti porta in vantaggio il Pisa. Dovremmo rivedere questa azione che, ripeto, parte da un calcio piazzato di Cristiano Caleri, preciso assist di Vagnati in mezzo, ecco che rivediamo da un'altra inquadratura, vedete Vagnati di testa da ad Ilari che non ci pensa molto, scarica il destro e batte l'incolpevole Passerai. Pisa 1, Ponsacco 0, ripeto, dopo 6 minuti. Ponsacco che prova a reagire, qui c'è un'uscita di Santoni sul numero 7 Casciaro, poi Mordagà prosegue con il portiere a terra, l'arbitro in ritardo fischia fermando il gioco e Mordagà manda la palla sul fondo. Da dietro Macelloni, lancio in verticale per Vitaliano Bonuccelli, gli va incontro la Bruna. Bonuccelli dà a Nocciolini, buon inserimento, palla in mezzo, si aggiusta il pallone Ilari e lo mette all'incrocio dei pali. Colpo balistico molto bello ancora del giovane Marco Ilari, 2-0 per il Pisa all'11° del primo tempo e ripeto, doppietta personale per questo ragazzo di 20 anni. Difende bene il pallone Bonuccelli dall'attacco di La Bruna, si inserisce altrettanto bene Nocciolini, palla in mezzo, ma il più bravo è ancora Ilari, finta sul difensore e palla all'incrocio. Anche questa volta niente da fare per Luca Passerai. Pisa 2, Ponsacco 0 e non è trascorso neanche il primo quarto d'ora. Poi sentirete mister Lazzarini parlare dei suoi, di un approccio sbagliato alla partita proprio in virtù